chiaro che noi non ci illudiamo che con un'operazione di polizia giudiziaria possiamo combattere un fenomeno endemico sul territorio che da una parte è frutto sì di una criminalità organizzata anche abbastanza arrogante e abbastanza forte, ma dall'altra è anche frutto di un disagio sociale, perché come abbiamo visto nell'operazione di oggi questi gruppi si assemblano quasi, si incontrano e si assemblano in un battibaleno, e in un battibaleno pongono in essere questi reati, come diceva il dottore, il procuratore aggiunto, di impatto emozionale molto brutto. Quindi è una, sono delle, dei fenomeni che si combattono con un gioco di squadra, come dicevo, cioè si combattono con una rete di cui tutti gli attori sociali sono interessati e partecipano, dalle tutte quante le federazioni delle categorie sociali, i sindacati, il singolo cittadino. Noi facciamo la parte della repressione e della prevenzione, però la prevenzione per funzionare a dovere deve essere mirata, ed è mirata solo quando tutti quanti, cittadini, formazioni sociali, volontari, giocano per lo stesso risultato. E quello che dobbiamo ottenere è questi fenomeni, se non come tutti i fenomeni endemici potranno mai eliminare, però saranno gestiti in un modo corretto, dando una percezione di sicurezza normale come deve essere un cittadino che paga le tasse.